Call me Bucky Nickens, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious, but he ignorant? How he find the hood, but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches, but they still respect the women? He's the rolling, it's another. He just got the window standing. Homie stabbed me in the back, and that can never be forgiven. And my palms been itching, man. I like your superstition. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate, I just need a couple minutes. Tryna low bomb me my... Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Era da un po' che non parlavamo delle gare di ciclocross. Da poco si è praticamente conclusa la stagione 2022-2023. Diciamo che da quando c'è stato il mondiale a Doveraide, io ero presente là direttamente nel campo a vedere cosa stava succedendo. Ma questa è un'altra storia, ve la racconterò dopo, verso fine video. E hanno finito la stagione Van Aert e Van der Poel, che sono, diciamo, i pilastri di questo sport. Da quando hanno finito loro la stagione è anche di conseguenza meno seguito. C'è ancora qualche gara fino a fine febbraio all'incirca di X2O Trophy e di Super Prestige, e dopo ne andiamo a parlare anche di questa, ma vediamo cosa è successo in questa stagione, soprattutto nel periodo di dicembre e gennaio, quando hanno corso questi due campioni. Ci eravamo lasciati ancora a fine novembre, quando Van der Poel rientrava alle gare e ovviamente vinceva, e nel mentre però sono successe tante cose, sono state tante gare. E devo dire che secondo me è stata la stagione più bella di tutti gli anni, proprio perché questi due campioni hanno stravolto questa specialità. Quando corrono loro è tutta un'altra cosa, sia nel vederli che nel modo di correre, eccetera, eccetera. Ovviamente quando c'erano loro in gara se la giocavano loro due. Di mezzo ogni tanto ci andava Tom Pidcock, che si è messo di mezzo tra i due, che però non è riuscito a vincere quando c'erano loro. Ha vinto solo una gara, se non ricordo male, in questa stagione con la maglia di campione del mondo, e poi non ha neanche fatto il mondiale assieme ai due. Ci eravamo quindi lasciati ancora un po' di tempo fa, quando Van der Poel rientrava e vinceva, Van Aert non era ancora rientrato. La settimana dopo rientro di Van der Poel è rientrato anche Van Aert a Dublino, e cosa ha fatto? Ha vinto. Dietro di lui c'è stato Schbeck e Pidcock a Dublino. Una tappa di Coppa del Mondo nuova, un circuito inedito, tappa che verrà ricordata anche perché Van Aert è stato anche costretto di inseguire, perché nel corso del penultimo giro, se non ricordo male, o terzultimo, in zona box gli è entrato uno straccio per pulire la bici all'interno della ruota, e quindi si è dovuto fermare, cambiare bici e box, tornando indietro, poi è rientrato nel gruppo davanti e poi ovviamente cosa ha fatto? Ha vinto. Dopo Dublino c'è stata la Coppa del Mondo in Val di Sole, questa volta c'era solo Van der Poel dei tre titani, si pensava tutti che poteva vincere tranquillamente, e invece il percorso innevato della Val di Sole non gli è piaciuto moltissimo, era forse un po' troppo tecnico, sembrava che addirittura aveva paura di correre. Infatti è arrivato ottavo. A vincere quella volta è stato Van Turenhout, che ha fatto anche lui una gran stagione, ha vinto il campionato europeo, ha vinto il campionato nazionale belga, e abbiamo atteso ancora poco per rivederli combattere a Mol. A vincere è stato Van Aert davanti a Van der Poel. Una cosa che ha caratterizzato questa stagione, magari un po' anomala rispetto alle altre, sono state tutte le vittorie che ha fatto Van Aert rispetto a Van der Poel. Normalmente eravamo abituati a veder vincere praticamente sempre Van der Poel e Van Aert arriva al secondo. Quest'anno è stato il contrario, e proprio per questo Van Aert è arrivato come grande favorito al mondiale di Hoogeraide. Andiamo a vedere velocemente cosa è successo anche nelle tappe successive. Dopo la tappa di Mol vinta da Van Aert, a Gadere vince Van der Poel sempre davanti a Van Aert e Pidcock. Tutte queste gare si sono corse sempre lì lì, sono state poche le volte che Van Aert è riuscito a fare la differenza rispetto a Van der Poel, è stata proprio questa una delle cose molto interessanti di questa stagione. La tappa successiva a Zoldere e quella di Degenham sono state anche qua ad appannaggio di Van Aert, che le ha praticamente dominate. A Degenham, gara che si corre di notte, secondo me è stata una delle gare più belle di stagione. Van Aert, Van der Poel e Pidcock se la sono battagliata per tutta la gara, dal primo metro fino all'ultima. È stata una gara molto incerta che ha visto poi vincere Van Aert alla fine. E in quel periodo, che era il periodo natalizio, si sono corse diverse gare dove tutti e tre, Van Aert, Van der Poel e Pidcock, hanno partecipato, e ha vinto praticamente sempre Van Aert, a parte nella prova di Herentals, che è stata la prova anche di casa per Van Aert. A vincere è stato Van der Poel, anche a causa di una foratura, di un guasto che ha avuto Van Aert nel momento che Van der Poel stava attaccando, quindi
ha vinto, ma quando è arrivato non ha neanche esultato, perché addirittura ha chiesto scusa ai tifosi, perché alla fine non è stata equa, diciamo, la vittoria, proprio per questo guasto che ha avuto Van Aert durante l'ultimo giro, quando Van Der Poel stava attaccando. E per il resto delle gare a vincere poi è sempre stato Van Aert, fino ad arrivare al 22 gennaio a Benidorm, prova di Coppa del Mondo. Come tutte le altre gare, Van Aert e Van Der Poel sono sempre stati di lì, se la sono sempre giocata, e proprio per questo questa stagione è stata spettacolare. Quindi mancavano giusto una decina di giorni al campionato del mondo, a vincere è stato Van Der Poel con una lunghissima volata. Interessante vedere che poi la settimana dopo, che è stata quella prima del mondiale, non hanno corso assieme, perché Van Aert ha preferito correre il sabato una prova di X2 Apofi, e Van Der Poel invece ha preferito correre la prova di Coppa del Mondo a Besançon. Ovviamente tutti e due hanno vinto, e proprio per questo la settimana prima il mondiale era ancora più incerto, proprio perché Van Aert ha praticamente dominato la stagione, perché ha ottenuto più vittorie di Van Der Poel, ma nell'ultimo scontro ufficiale che hanno fatto il 22 gennaio a vincere per poco è stato Van Der Poel. La settimana dopo non hanno più corso assieme, però tutti e due hanno vinto, quindi poi sono arrivati al mondiale con questo punto di domanda: chi dei due aveva la condizione maggiore? Durante questa stagione un certo Sven Nys si è lamentato dei due, perché loro due tolgono praticamente il cachet delle gare a tutti gli altri corridori. E cos'è il cachet che danno ai corridori? Ogni prova, quindi l'X2O Trophy, tutti i super prestigi, i circuiti più piccoli della Coppa del Mondo, pagano il corridore per far sì che lui vada a correre questa gara. Quindi nelle gare dove dovevano pagare Van Der Poel, Van Aert e Pidcock, che lo ha leggermente più basso dei due, tutti gli altri corridori comunque andavano a correre e non percepivano questa somma, perché si parla di Van Aert e Van Der Poel di all'incirca 16-20 mila euro a testa. Un corridore come Iservit, Van Turenhout, che comunque va forte, un corridore come Schweck, ne percepiva circa 1000-2000, poi su loro ho sperato una cifra abbastanza a caso, però più o meno la proporzione è questa. E quindi Sven Nys si è lamentato di questa cosa. C'è da dire che quando però si presentavano alle gare davano spettacolo, e non a caso al campionato del mondo di Hoogeveen c'erano fisicamente 40.000 persone. Se non ci fossero stati Van Aert e Van Der Poel, dubito che un evento di questo genere aveva così tante persone paganti al suo interno. E questo era più che altro per sottolineare cosa stanno facendo questi due e quanto hanno anche fatto conoscere negli ultimi anni questa disciplina, che fino a prima non era magari così tanto vista. E detto questo, però, arriviamo al giorno del mondiale. Il mondiale si è corso a Hoogeveen in Olanda, col fine col Belgio. Quella giornata c'erano effettivamente 40.000 persone. Adesso vi metto giusto qualche foto di quel giorno, perché purtroppo non ho ripreso tantissimo. E la cosa bella è che quando passavano loro, anche nei giri di prova, c'era un boato di tutto il pubblico. Questo per sottolineare il peso che hanno questi due personaggi in questa disciplina. E altra cosa, gli altri corridori riuscivamo anche a vederli da vicino, perché bastava camminare nel vialone dove c'erano praticamente tutte le nazioni per avvicinarsi a Van Turenhout, che si scaldava, Iservit e tutti gli altri corridori senza problemi. E invece Van Aert e Van Der Poel erano nascosti, perché molto probabilmente se erano nella stessa posizione sarebbero stati circondati da gente. Difatti Van Aert era in parte ad una chiesa e non si riusciva ad andare all'interno. Qua vi lascio giusto una foto di lui che si scalda e si vedeva ben poco. Van Der Poel invece era ancora più nascosto, molto probabilmente perché correva in casa e gli avranno sicuramente riservato un posto d'onore per scaldarsi e non farsi vedere da tutti. E oltre a questo, per mettere la ciliegina sulla torta a questa stagione, è stata una gara combattuta fin dal primo giro, perché Van Der Poel, che poi è andato a vincere, si è messo davanti a fare il suo ritmo già dal primo giro e ha messo fin da subito in difficoltà Van Aert. Arrivati all'ultimo giro, penso che avete visto tutti quello che è successo, arrivati sull'ultimo strappo, Van Der Poel ha praticamente lasciato la Van Aert e è andato a vincere il suo quinto titolo mondiale. E questa è stata la stagione ciclocross 2022-2023. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima. We'll be right back.